Ultimamente ci stanno raccontando che occorre una riforma costituzionale per dimezzare i costi della politica. Il Movimento 5 Stelle è la prova vivente che non serve una legge, non serve una riforma costituzionale per dimezzare i costi della politica. Una delle nostre proposte in Regione Abruzzo è stata quell'incredibile e ingiusto privilegio del doppio vitalizio. Dovete sapere che ex consiglieri regionali che sono stati anche parlamentari e che magari sono stati anche parlamentari europei possono percepire ogni anno, dal 65esimo anno di età in poi, anche tre vitalizi, fino a 90.000 euro l'anno per aver versato soltanto 15 anni di contributi. A noi questo è sembrato un ingiusto privilegio che crea una disparità incredibile tra i lavoratori normali di serie B e i lavoratori di serie A che sono invece i politici. E abbiamo chiesto non solo l'abolizione di tutti i vitalizi, ma una legge specifica che abolisca soprattutto il doppio vitalizio e che riporti un po' di equità in Regione Abruzzo. Dobbiamo dire che non si tratta soltanto di una legge manifesto, perché ogni anno si potrebbero risparmiare fino a 500.000 euro, ogni anno 500.000 euro che il Movimento 5 Stelle ha proposto di destinare al sociale e agli abruzzesi che ne hanno davvero bisogno, non agli ex politici di professione.